Come nascono agenzie di etichetta? Agenzia di etichetta nasce prima l'agenzia davvero comunicazione nel lontano 2005 ormai, nasce con l'idea ovviamente di promuovere artisti musicali a 360 gradi, ma non solo, perché comunque all'inizio addirittura seguivo la RA Multimedia di Gaetano Morbioli con la nostra partita IVA. Poi nel tempo ci siamo evoluti seguendo degli artisti che erano diventati amici nello specifico, e poi da lì in poi ovviamente il passo di aprire l'etichetta già nel 2009 è stato abbastanza automatico, perché in un momento in cui la musica sembrava stava crollando definitivamente in tutte le fasi di remunerazione, diciamo, non c'era più l'artista con l'etichetta, la promozione radio, TV, che quindi uno staff completo, ma comunque c'era l'esigenza di avere sia il controllo più totale della promozione artistica, sia poi anche come si dice, la gestione più concreta, diciamo, del progetto all'inizio alla fine, e soprattutto avere le diverse mansioni che poi nel tempo si sono poi evolute, perché non dimentichiamocelo che dal 2005 ad oggi la musica è cambiata totalmente. A livello di comunicazione, ovviamente l'agenzia può lavorare per conto terzi, per qualsiasi, diciamo, artista, festival, qualsiasi ambito musicale possa apparire con ovviamente i macro settori della comunicazione, che sono l'ufficio stampa più tradizionale, il web, quindi la carta stampata, diciamo, carta stampata di settore e non, il web con tutti i web magazine, radio ovviamente e televisioni. E ultimamente ovviamente ci sono i social, e non solo, perché ad esempio un'altra nuova frontiera è quella di riuscire a lavorare gli artisti, ad esempio, sulle piattaforme digitali come Spotify, che è diventata fondamentale nella musica, o come ad esempio YouTube, che è diventato il principale fruitore della musica nel 2021. Questo particolare momento è stato vissuto con un attimo di sconforto, ovviamente all'inizio, quando ovviamente sono andati tutti i concerti, però si è capito subito che con la gente a casa c'era la possibilità di arrivare a tantissimo pubblico tramite i social. Quindi la parte digitale è stata implementata sia tramite la creazione dello store, rec.it, dove ci sono tutte le novità discografiche in CD vinile con copia in edizione limitata, autografata e quant'altro possa essere di utile, e sia finalmente con la possibilità di lavorare con i nostri brand, vorrei creare comunicazione a livello di Instagram, non dato Facebook, che era già attivo, ma Instagram, TikTok e tutti gli altri social, che abbiamo avuto finalmente il tempo di metterli a fuoco e di ragionare un po' più complessivamente. Poi ovviamente i live streaming sono stati fondamentali. Quali consigli darei ai musicisti emergenti? Beh, il primo consiglio è soprattutto di informarsi su come funziona la musica, quindi comunque contattando diverse realtà che possono dare una panoramica su come funziona la musica adesso, perché è un mondo veramente oscuro e chi non è dentro difficilmente riesce a comprendere le dinamiche, sono completamente diverse da qualsiasi altro settore, sia a livello di contatti, sia a livello di tempistiche, di necessità e di tutto quello che ne comporta. E soprattutto di non pensare che una volta avere chiuso, registrato il brano, il singolo, il disco, quello che è, il lavoro sia finito, perché anzi è solo la prima cosa, e c'è da veramente sbattersi tantissimo per riuscire a fare in modo che qualcuno lo ascolti il tuo disco, perché altrimenti lo potete anche caricare direttamente da soli su Spotify di turno e non vi ascolterà nessuno, se non ci fate un lavoro di promozione molto importante. Quindi comunque
lavorare di strategia, perché questo disco qui o il materiale che avete fatto è materiale, è vostro, ci avete messo sudore, è importante, non va sprecato. Nel momento in cui lo pubblicate, il giorno dopo è già vecchio. Dove possiamo seguirvi? E ovviamente Davvero Comunicazione è presente al suo sito internet, davverocomunicazione.com, dove ci sono tutti i comunicati dell'agenzia, tutti gli artisti che seguiamo e tutto quello che le novità. Mentre invece su vurec.it è il sito dove ci sono tutti i CD, i vinili, gli store con le anteprime. E le copie limitate, i vinili autografati e tutto quello che serve. Le due strutture sono ovviamente declinate con i loro rispettivi social, quindi Instagram con Vurec Music Label e, davvero, e Facebook ovviamente e soprattutto il canale YouTube, anche dove ci sono tutte le anteprime dei video. Anche Davvero Comunicazione ha tutto quello che serve, quindi Instagram lì, Twitter, Facebook, non mancano comunque anche Pinterest, non mancano TikTok, non manca niente, anzi c'è anche il canale Telegram.